Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come si risolvono le razionalizzazioni. Faremo più esercizi in modo tale da affrontare insieme ogni casistica. Partiamo con il primo. Ho 12 fratto radice di 3. Tutte le volte che ho la radice quadrata di un numero per razionalizzare, devo moltiplicare sopra e sotto per quella radice, ovvero così. Moltiplicando sopra viene 12 radice di 3. Moltiplicando sotto, radice per radice, va via, quindi rimane 3. Infatti dovete ricordarvi sempre che quando ho una radice di qualcosa per radice di qualcosa, rimane il qualcosa. Ora, 12 e 3 si possono semplificare, quindi questa razionalizzazione viene 4 radice di 3. Ora vediamo quest'altro tipo di razionalizzazione. Questa volta ho radice quarta di 2 e per razionalizzare devo moltiplicare sopra e sotto per la radice quarta. Ma di cosa? 2 alla terza. Come ho fatto a ottenere questo 3? Semplice, ho fatto 4 meno l'esponente che c'è qui, 1. Ok? Quindi se qui invece avessi avuto radice quarta di 2 alla terza, dovevo moltiplicare sopra e sotto per 2 alla 1. Perché dovete fare sempre 4 meno l'esponente che c'è lì. Quindi 4 meno 3, 1. Nel nostro caso invece 4 meno 1, 3. Ora, sopra 2 per questa quantità ricopio esattamente così. Mentre radice quarta di 2 per radice quarta di 2 alla terza rimane 2, quindi sparisce la radice. Questo perché se facessimo i passaggi avremmo moltiplicare questi 2 significa andare a moltiplicare i radicandi sotto. Questo vuol dire che posso scriverli sotto un unico simbolo di radice e moltiplicare 2 per 2 alla terza. Per la proprietà delle potenze questo fa 2 alla quarta e per la regola delle semplificazioni 4 e 4 si semplificano. Ecco perché rimane 2, cioè ecco perché sparisce la radice. 2 e 2 si semplificano, quindi il risultato è radice quarta. Invece di scrivere 2 alla terza posso semplicemente calcolarlo. Quindi 2 alla terza 8. Questo esercizio si svolge esattamente come prima, quindi ho la radice terza di qualcosa. Devo moltiplicare sopra e sotto per questo valore con gli esponenti ottenuti dalla differenza. Ovvero, siccome qui ho x alla seconda, 3 meno 2 fa 1, quindi devo moltiplicare per x. Siccome qui ho y alla 1, 3 meno 1, 2, quindi qui devo scrivere y alla seconda. Sopra moltiplico, quindi ricopio esattamente quello che sta fuori, lo lascio fuori, e quello che sta dentro lo tengo dentro. Sotto, facendo la moltiplicazione come abbiamo visto prima, rimane esattamente la parte letterale, cioè senza esponenti, e va via la radice, cioè rimane xy. Infatti, rifacciamolo un'altra volta, moltiplicando abbiamo il prodotto di questi due termini sotto lo stesso simbolo di radice. Ora, x alla seconda per x fa x alla terza. Y per y alla seconda fa y alla terza. Per la regola delle semplificazioni, questi tre si semplificano con il 3, quindi la radice se ne va e rimane xy. Chiaro? Quindi qua sotto al denominatore scriveremo xy. Noto che una x sopra e sotto si semplifica. Idem, una y se ne va via sopra e sotto va via tutto. Quindi il risultato è y radice terza di xy. Andiamo a vedere l'ultimo caso. Questa volta al denominatore non ho più un unico termine, un'unica radice, ma ho una radice meno qualcosa. La regola mi dice che per razionalizzare devo moltiplicare sopra e sotto per la stessa quantità, ma con il più in mezzo. Ricordatevi che se in un esercizio invece qui trovate più, dovrete fare la stessa identica cosa, ma moltiplicare sopra e sotto con qua il meno, ok? L'idea è quella di andare a ritrovare sotto una somma per differenza. Ora, sopra per moltiplicare, moltiplico i termini fuori che stanno con i termini fuori e quelli dentro con quelli dentro. Quindi 6 per 1, 6. 2t per 2t, 4t alla seconda. 3 per 2t, 6t. Più
moltiplico questo termine per quest'altro, quindi 6 per 1, 6. Radice di 2t per radice di 2t, una radice per se stessa va via, quindi rimane 2t, che dopo calcoleremo e scriveremo come 12t. Andiamo a vedere sotto. Sotto abbiamo detto che abbiamo razionalizzato in modo tale da ottenere esattamente una somma per differenza. Se vi ricordate bene questo prodotto notevole, sapete che dovete elevare questo termine alla seconda e quindi la radice se ne va, rimane 2t più 3, meno eleviamo il secondo termine alla seconda, per cui anche qui la radice se ne va e rimane 2t. Ora, sopra ricopiamo e qui al posto di 6 per 2t scriviamo 12t. Sotto invece sommiamo i termini simili. Mi rendo conto che 2t e meno 2t sono opposti, quindi si possono eliminare. Rimane solo 3. Al numeratore noto che questo termine e questo termine hanno in comune 6, quindi raccolgo il fattore comune 6 e viene. Questo diviso 6 rimane solo la radice. Questo diviso 6 rimane 2t, tutto fratto 3. Ora 3 e 6 si semplificano e quindi la soluzione finale è questa. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magna Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.